Continuano a passo spedito le riunioni del nuovo consiglio direttivo della Banca del Cilento. La presidenza Castiello, eletta nell'ultima assemblea dei soci, definisce un percorso nuovo di governance dell'istituto bancario del Cilento. Cosa cambia con la presidenza Castiello? Cambia sicuramente, secondo me, per rispettare proprio queste tesi contrapposto, il rapporto con i soci. Immediatamente, perché lui l'ha detto in tutte le salse, in tutti i modi possibili e immaginabili, e quindi credo che darà attuazione a questi che sono i suoi principi, ma che sono anche i principi portanti, ispiratori delle banche di credito cooperativo. Il coinvolgimento dei soci deve essere un fatto costante, non episodico. Se ci fossero stati quegli organismi, probabilmente questa operazione, questa competizione non sarebbe stata così forte e così traumatica. Si sarebbe probabilmente sciolta nel tempo e avrebbe trovato risposte in momenti successivi a vari argomenti che giustamente sono stati posti sul tappeto. Cambia sicuramente il rapporto col Consiglio, perché questa presidenza è espressione della maggioranza del nuovo Consiglio e quindi non ci sarà più una spaccatura che ha retto la banca negli ultimi 2 anni, perché di tanto si tratta. Ripeto, oggi posso parlare. E vi voglio rappresentare un fatto importante. In questi 2 anni la direzione è stata stabile ed equilibrata, non ha fatto mai mancare assistenza, dialogo, consulenza a tutti coloro, clienti e soci, soci e clienti, che lo richiedevano. La banca ha continuato la sua attività normalmente. Non so quanti altri direttori avrebbero avuto la forza di mantenersi equilibrati in un momento così virulento, no? Di grandi intemperanze, sia esterne alla banca, sia interne alla banca. Però noi l'abbiamo fatto. Il dialogo con i clienti è ripreso normalmente, quindi prevengo la terza risposta: nei rapporti con la direzione non è cambiato nulla, se non probabilmente un maggior, come dire, un maggior rispetto dei ruoli. Queste tesi e controtesi che sono state espresse in assemblea, che in effetti rappresentavano 2 posizioni, una della banca sociale, alla banca che assume le sue decisioni strategiche e importanti attraverso un rapporto continuo e una consultazione con la base sociale da una parte, e un'altra decisione che venivano prima, anche giustamente voglio dire, meditate e fatte e poi rappresentate ai soci, ma limitatamente alle forme e ai modi previsti dallo statuto e dal codice civile, perché di questo si tratta. Ecco, queste 2 situazioni, diciamo, sono situazioni che esistono, queste 2 anime esistono del Consiglio e nel tempo si sono, ahimè, rafforzate. La presidenza Chirico è stata una presidenza fondamentale, fondante per la banca, importantissima per la fase di start-up della banca, perché ci voleva veramente molta, molta forza e anche molta capacità dirigistica, no? Però quando la banca poi è cominciata a crescere, a espandersi sul territorio e quindi assumere un ruolo diverso da un punto di vista operativo, lì ci si doveva fermare, già lì ci si doveva fermare
e organizzare la banca da un punto di vista di governance sociale, perché non ci dimentichiamo, questa è una BCC, una cooperativa, non è un altro tipo di banca, non è un SPA, no? A quel punto ci si doveva fermare e si dovevano organizzare tutte quelle forme di governance allargate che in effetti poi non ci sono state. A questo poi si aggiungono altri elementi di carattere personale, i caratteri, l'età, no? E certe forme, diciamo, proprio di interpretazione dei ruoli e delle funzioni. Tutto questo, ahimè, nel tempo è andato crescendo e in qualche modo in certi momenti ha toccato anche il rapporto fra direzione e presidenza, che è stato sempre, tuttavia, come dire, messo al servizio comunque del buon andamento della banca, e quindi i fatti personali fra direzione e presidenza sono stati messi da parte, ma le divergenze esistevano da un punto di vista proprio di interpretazione e gestione della banca. Questi sono stati i motivi. Questi sono stati i motivi e il chiarimento era assolutamente indispensabile. La banca operativa era arrivata a un certo livello, la banca governance stava a un livello ancora più basso. Due erano le soluzioni: o si elevava il livello della governance, cosa che fortunatamente la base sociale ha voluto ed ha approvato, e in queste si è dimostrato molto ma molto più nella sua interezza e in tutte le nomine che sono state fatte, io non faccio riferimento all'uno e all'altro, sono al di sopra di queste cose, ritengo che l'abbia fatto con assoluta lucidità e chiarezza di intenti. Nello stesso tempo, se non si fosse fatto questo tipo di operazione, la banca operativa doveva necessariamente scendere per mettersi a livello della governance, che diversamente ci sarebbe stato un problema proprio di sopravvivenza, quello sì sarebbe stato un problema di sopravvivenza della banca. Io mi auguro che la compagine sociale dimostri fino in fondo la sua maturità, così come l'ha dimostrata nelle elezioni, no? Chiaramente l'ha dimostrato nelle elezioni, e dimostri la sua maturità nel senso che in qualche modo non faccia riflettere sulla banca quelle che sono le divisioni che ci sono state. Quindi il mio lavoro e quello, mi auguro, di tutta la nuova governance, compreso i nuovi che entrano e che sono 5 su 10, quindi attenzione, qui il consiglio cambia al 50%, e di questi 5, 4 appartengono all'altra mozione, quella dell'ex presidente Chirico. Ok, mi auguro che tutti lavoriamo per recuperare l'unitarietà della banca. Io lo sto già facendo, da stamattina sto ricevendo un sacco di imprenditori preoccupati di questo aspetto, ai quali sto dicendo chiaramente che per quanto riguarda la direzione, ma anche per quanto riguarda la nuova presidenza, da questo punto di vista non ci saranno assolutamente variazioni di indirizzo, non ci sarà se non continuità di quella che è la linea. Certo, voglio dire, le enunciazioni strategiche, no, che sono state fatte dovranno trovare il loro spazio in questa nuova banca, ma da un punto di vista, diciamo, sostanziale, proprio di andamento della banca, io ritengo che non ci saranno variazioni, quindi la banca continuerà nel suo percorso di crescita, di assistenza, di consulenza e di sviluppo. Al momento noi siamo impegnati, primo, a recuperare l'unitarietà della nostra banca, punto. Questo è il nostro principale obiettivo. Successivamente a valutare se ci sono le condizioni per andare avanti in questa operazione di fusione. Terza fase, far diventare tutto questo nuovo organismo un'unica banca
da un punto di vista pratico e da un punto di vista proprio di filosofia industriale. Questo è il progetto. Io ho grandissima fiducia nei soci, perché l'hanno dimostrata proprio in questa tornata elettorale. Si sono dimostrati di gran lunga più lungimiranti, più intelligenti della governance che avevano. Hanno dimostrato veramente di volere il cambiamento nella continuità, ecco, se possiamo dire così, ad eccezione ovviamente del discorso della presidenza, ma lì erano due posizioni antitetiche proprio, completamente antitetiche. Hanno scelto una situazione, hanno scelto una tesi, hanno scelto un personaggio, l'altro ritengo che i soci lo ringrazieranno a vita per quello che ha fatto. E per quello che sicuramente vorrà continuare a fare, ma in una posizione diversa, insomma, rispetto a oggi.